L'emozione è tanta, dopo 2 anni ricominciamo e quindi proprio da questo seggio, in questo luogo, è simbolicamente tanto importante per noi, per la ripresa, per la manifestazione ed è significativo tutto questo. Noi quest'anno abbiamo anche deciso in ritardo, ma abbiamo voluto farlo e credo che la cosa ha suscitato già un grosso entusiasmo dalle telefonate che abbiamo, dalle richieste, dall'interesse che ha suscitato. Quindi speriamo che questa manifestazione possa avere il solito successo. Quindi siamo contenti per la ripresa, stiamo lavorando tanto in questi giorni e speriamo di avere un risultato come tutti gli altri anni. Quest'anno abbiamo dovuto riprendere considerando tante cose. Come è noto, purtroppo la pandemia non è finita. I problemi che esistevano oggi sono ridimensionati, però abbiamo dovuto considerare anche queste cose. Abbiamo immaginato di dare un'impostazione, non dico diversa, ma particolare. Abbiamo voluto valorizzare gli spettacoli in ogni piazza. Maggiormente rispetto agli altri anni, al fine anche di evitare assembramenti nella piazza centrale, nella piazza Portello, eccetera, abbiamo voluto intensificare gli spettacoli nelle piazze principali. Si ritorna un po' alle origini che era proprio impostata la manifestazione sulla valorizzazione di ogni piazza. Quindi ci saranno tanti spettacoli in tutte le piazze di Chiaggiano. Poi alla fine abbiamo immaginato uno spettacolo finale nella piazza centrale. Ci saranno artisti importanti che verranno, alcuni sono stati già presenti nelle scorse edizioni, altre sono delle novità che nei prossimi giorni presenteremo alla stampa e già sui social. Sono sicuro che chi verrà apprezzerà anche quest'anno la nostra bella manifestazione. Quindi tutti alla tavola della principessa Costanza l'11, 12 e 13 agosto e vi aspettiamo tutti.